al Museo Diocesano, una serata molto importante con Julián Carrón, un teologo che non ha bisogno di presentazione, uno dei più profondi indagatori del tema che questa sera sarà al centro del dibattito, il credere, il rapporto tra fede e ragione che verrà sviscerato con la sua esperienza, con la sua capacità di spiegare come il verbo cristiano si fa mondo, entra nel mondo e convince gli altri a credere e a partecipare, perché l'importanza del verbo è far capire alle persone la necessità di partecipare. E dunque andiamo a vivere quelli che sono stati i momenti più importanti di questa serata. Ci piace che sia proprio questo il luogo in cui parliamo di questi temi. E in un ambiente speciale, l'ambiente è quello del nostro comitato di impegno che ha organizzato questa iniziativa che ho l'onore e l'onere di rappresentare, che è un impegno, un luogo di dibattito, di confronto, un luogo di persone libere che insieme cercano di rendersi responsabili di fronte alla realtà. Oggi si parlerà, così come si parla nel libro, della persona senza pregiudizi e senza preconcetti. Se avete letto il libro, se lo leggerete, vedrete appunto questo. Cioè la persona normale, vedrete il racconto che si sveglia al mattino, che va a lavorare, che fa shopping, che sta sui social, c'è anche questo in particolare, che ama la tecnologia, l'innovazione e il suo tempo appassionato alla vita. Entrare in questo tema per me ha voluto dire provare a rileggere il libro cercando di immaginarmi qualcosa, immaginarmi un'opera d'arte, di vedere che cosa mi accompagnava. E nel rileggere il libro c'è stato un punto in cui Julián Carrón sottolinea che il cristianesimo è in grado di esercitare un'attrattiva, cioè di corrispondere alle esigenze della ragione e del cuore. Di fronte a questa frase, a me all'istante è venuto in mente la cena in Emmaus, ma anche come episodio evangelico, naturalmente chi ha un minimo di coordinate cristiane lo riconosce subito, è l'episodio del Vangelo di Luca 24, in cui dopo la morte di Gesù due discepoli partono da Gerusalemme e, andando verso questo luogo che non si sa neanche bene quale sia, appunto Emmaus, a una decina di chilometri da Gerusalemme, si interrogano su quello che è successo, parlano tra loro di quello che è successo, continuando anche un po' a lamentarsi. Noi speravamo che, e invece, e quest'uomo si affianca a loro, l'episodio lo sappiamo, loro non lo riconoscono, finché, arrivati appunto ad Emmaus, chiedono al loro compagno di viaggio, loro pellegrini, di fermarsi con loro: Signore, fermati, si fa sera. E al momento in cui entrano nella taverna a mangiare, riconoscono allo spezzare del pane che si tratta appunto proprio di Gesù. Quello che mi ha fatto associare questo dipinto, in modo particolare questi due dipinti di Caravaggio, perché Caravaggio ne fa ben due, di Cena in Emmaus, è la conclusione che, quando Gesù scompare ai loro occhi, loro dicono: ma forse non ci aveva fatto sobbalzare il cuore mentre conversavamo con loro. Ecco, questo sobbalzare il cuore mi sembra che c'entri molto con la frase che prima citavo del libro. Gesù, loro ce lo raffigura così nella prima versione, uno strano Gesù senza barba, giovane, niente di strano in verità, non è che Caravaggio fosse matto, riprende la tradizione del buon pastore. Tutto, c'è la caraffa dell'acqua, c'è il vino rosso, c'è il pane spezzato non esattamente a metà ma in modo quasi casuale, ci sono tutti gli elementi anche dell'Eucarestia, del gesto che appunto Gesù compie per riconoscere. E questo Gesù che affiora dal buio lentamente è più riconoscibile, lo riconosciamo dal punto di vista iconografico, il volto di Gesù, però affiora lentamente. E allora ancora questa luce meravigliosa, inizialmente pensate che Caravaggio aveva immaginato qua a sinistra una finestra che poi copre, lo sappiamo dai raggi X, scopre perché è necessario ancora di più quel buio, quella luce che sembra teatrale e soprannaturale nello stesso tempo. Il problema fondamentale del vivere è il limite, e il limite fondamentale è la morte. Quindi è inutile farsi illusioni su questo, perché l'uomo si scontra costantemente con questo dato inesorabile che in cui le statistiche non sbagliano.
tutti moriamo. Quindi sembra che questo cancella qualsiasi altra possibilità. E lui qui si apre perché lui dall'inizio, il professor Galimberti, a un certo punto dice: a me non mi interessa parlare in astratto di Dio, mi interessa solo una cosa, si è presente, come diceva adesso Nadia, e fa storia, se si può succedere qualcosa che riguarda la vita, la storia. E questa è la pretesa che ha il cristianesimo, l'esperienza che hanno fatto coloro che, come mostra Caravaggio, hanno trovato una presenza in cui succedeva qualcosa, era talmente presente, non era semplicemente credere in qualche cosa ignota, in un mistero senza volto, che ciascuno può immaginarlo in un modo o in un altro. Il cristianesimo, a differenza di altre forme di religiosità, altre forme di credere, ha questa caratteristica, che dall'inizio si è posto come un evento che succedeva nella storia, da Abramo in poi. Quindi è entrato nella storia come una presenza e ha fatto storia, tanto è vero che lui, il professor Galimberti, dice che da qui è nata tutta la civilizzazione occidentale, che diciamo è il culmine di quello che ha raggiunto l'umano, secondo lui. Quindi c'è qualcosa che si può riconoscere, diceva prima Nadia, la morte, diciamo, qui si sottolinea il greco, si è imposta. E quindi non c'è niente da fare. Ritornano a casa delusi dopo tutta l'attesa, soprattutto la promessa che era suscitata, aveva suscitato la presenza di quella persona eccezionale, che per lo sguardo, per la capacità di abbracciare l'umano di ciascuno, per la capacità di immedesimarsi con la vita umana, di valorizzarla fino al punto di che perfino i capelli sono contati, per questa stima totale, passione per l'umano, sembrava che era finita. E quindi il fatto, non l'immaginazione, il fatto che loro dicono se lo trovassero vivo davanti ai suoi occhi e potessero vedere sovraltare il cuore, introduceva una sfida per la ragione, prima di tutto. Riflettevo ascoltandoti e pensando un po' alla utilità dell'incontro di questa sera, che spero sia appunto utile e interessante. Mi piacerebbe che voi poteste, io stesso, tornare a casa con delle domande più che con delle risposte, possibilmente domande un po' più inclusive delle domande con le quali siete venuti. In quel caso mi sentirei di aver contribuito a fare un buon lavoro. Perché ho provato a immaginarmi di non credere a nulla, mi restava comunque la dimensione materica, carnale, nella quale ero, nella quale devo necessariamente credere, forse anche solo che a questo punto sto dicendo che la mia vita dipende da me e minimo devo credere in me stesso. E siccome io, una delle consapevolezze che ho prodotto con grande coscienza è quella che ho capito di essere solo un qualche cosa, un qualcheduno che vive esclusivamente in relazione ad altro e ad altri, perché non riesco a immaginarmi avulso da altro o altri, provando a traslare mi sono detto l'unica entità in cui posso credere è un qualche cosa fuori di me, perché io esisto solo in relazione a questo qualche cosa. Quindi mi piace l'idea di pensarmi di poter credere in relazione, di credere a me stesso solo in relazione a qualcos'altro. Invece credo fortemente che in momenti così complicati come questo, in cui veniamo spinti a farci delle domande esistenziali di senso, noi non si possa perdere l'occasione di provare a rispondere in cosa desideriamo finalmente credere. Io non voglio rifugiarmi in qualcos'altro da me. Voglio rifugiarmi nel mio rapporto con questo qualcos'altro e quindi riportare a me la responsabilità. Io nello specifico non sono evidentemente un uomo di religione come Julian, sono laico, sono manager di un
faccio un po' bancario, credo che la finanza sia uno dei più grandi responsabili di tutto ciò che non ha funzionato negli ultimi secoli, quindi un'industria fortemente irresponsabile, ma credo anche che proprio i sistemi vanno cambiati dal loro interno. E quindi non so che lo abbiate la società in cosa crediate, ma credo che dobbiate credere nel fatto che ciascuno di voi possa proporre un cambiamento. Grazie per credere in se stessi. Se vai su internet, metti qualunque fede, qualunque credo anche sanitario, no? Siamo stati tutti pro-vax, no-vax, con l'Ucraina, con la Russia. Secondo la notizia che ci raggiunge, ci spostiamo. Allora c'è una stella polare in cui credere, che diventa, non so come dire, il timone, e poi a ciascuno la navigazione della propria esistenza. Senza questo, scegli tu cosa, siamo delle anime perse. Si tratta solo a quel punto di avere fortuna o sfortuna. E poi la fortuna di cosa? Essere sani, belli, ricchi e basta? Non credo che una vita media di 80-90 anni, per quanto stiamo cercando di allungarla a tutti i costi, meriti una speranza o una credenza solo nella fortuna, no? Anche perché poi per differenza questo ti induce a dire di sperare di non essere sfortunati. E poi cos'è la fortuna o la sfortuna? Lo sapete che qual è la soglia della povertà assoluta? $1,90. Sapete quanti esseri umani vivono a ridosso della soglia della povertà? Un cittadino su 10 del pianeta. Tanti. Il tema è credere, una parola importante, una parola che oggi troppo spesso viene trascurata, viene lasciata nell'ombra, in un angolo. In questi giorni, immaginando, rileggendo il libro, l'avevo già letto, un dialogo straordinario in cui devo dire che Galimberti fa la parte dell'ateo in contrasto, su questo avrei qualche, leggendo il libro avrei qualche dubbio, e definirei quell'ateismo in modo molto particolare, e l'intelligenza, la ragione, la dimostrazione di come questo dialogo socratico tra i due intreccia l'intelligenza, la ragione umana e l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, che io riconosco nelle parole di Carron, ma altrettanto in quelle di Galimberti. Cioè, se l'uomo ha ragione, perché l'uomo cristiano è quello e l'unico che è fatto a immagine e somiglianza di Dio, in questo dialogo c'è la dimostrazione di come la ragione ci accomuni tutti. Credenti e chi forse crede di essere credente in qualche modo, senza togliere nulla alla legittimità di definirsi non credenti, ma il confine è molto labile tra le due persone, questo rende il libro interessantissimo. E poi però c'era questo tema del credere, e allora mi sono ricordato che sul mio comodino c'è sempre un volume, c'è il sonno della filosofia medievale, perché io confesso qua davanti a tutti che oltre ad essere capocronista ho un passato. Io ho una laurea in filosofia teoretica, la mia prima vita era all'Università di Padova e mi sono laureato in filosofia teoretica, e questa è la parte più importante della mia vita, questa seconda è meno importante, io ritorno spesso volentieri a quella. E quindi in quel volume di Gilson c'è un monaco che nasce nel 1033 ad Aosta, e nel 1033 era un momento in cui era difficile procurarsi da mangiare, era difficile curare le malattie, si moriva molto presto per la malattia, era difficile spostarsi, era tutto difficile. E un monaco immagina di dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio con una prova a priori, di dimostrare con la ragione che Dio esiste. Io trovo questo straordinario, trovo una luce equiparabile a pochi atti di coraggio dell'uomo. Decidere di dimostrare che Dio esiste con la ragione. E questo è stato... avete capito tutti, la prova ontologica è Sant'Anselmo, Anselmo d'Aosta, che parte d'Aosta e diventa arcivescovo di Canterbury, e si propone prima le prove posteriori, che insomma non erano una novità, ma alla fine, partendo dal Salmo, che dice lo stolto in cuor suo dice Dio non esiste, e lui dice anche lo stolto che dice Dio non esiste ha in sé l'idea di un essere perfettissimo. E l'essere perfettissimo non può non avere come suo attributo l'esistenza. Quindi Dio esiste.
al di là delle tecnicalità di tutto questo, il gamilone che oppone l'isola felice, le critiche che secondo me si spuntano di fronte alla forza, alla potenza razionale di questa prova ontologica, si arriverà fino a Kant, fino ai giorni nostri, a Gödel, tutti avranno a che fare con questa prova. Ma la forza, il coraggio di un uomo che usa la ragione per dimostrare l'esistenza di Dio, lo trovo straordinario, trovo proprio la luce, trovo l'uomo che è creato a immagine e somiglianza di Dio e rende onore ad essere creato, ad essere stato creato a immagine e somiglianza di Dio, a quel Dio che è Logos, che è ragione, che è pensiero, che è parola. È il Giovanni en Arche o Logos Estin, al principio c'era il Logos, ma quel Logos è di Dio, ma è dell'uomo. E in tutte queste pagine Carron racconta di come l'uomo e il cristianesimo sia vero solo quando si fa carne, quando si fa comportamento e quando si fa storia. E Galimberti è d'accordo su questo e dice Galimberti, il non cristiano, che l'Occidente è cristianesimo e il cristianesimo è l'Occidente, perché l'idea di un tempo non più circolare come quello greco, ma un tempo lineare che ha un passato di peccato e un futuro di salvezza, di redenzione, e quindi il tempo circolare greco che diventa tempo lineare, è Galimberti che lo dice, trasforma l'Occidente, e quindi il suo ritornare sempre alla necessità che il cristianesimo si incarni, diventi carne, diventi storia, è questo. E che in un mondo un po' che definiamo cristianizzato, che si sta un po' cristianizzando, ci sia la perdita, abbiamo trasformato troppe chiese, secondo me, in musei. Adesso non voglio fare una polemica, ma io pagare il biglietto per entrare nel Duomo, nelle nostre chiese, io lo trovo una cosa che fa retrocedere leggermente il nostro cristianesimo rispetto invece alla frequentazione della chiesa come luogo dello spirito. Le vorrei chiedere cosa intende lei per rito all'interno del cristianesimo? Il rito è il gesto, no? Attraverso cui noi esprimiamo quello che crediamo. Quindi è inevitabile che nel rapporto umano tra persone dicevo che è normale tra persone che sono di carne e ossa, il rapporto sempre è attraverso dei gesti. Noi non entriamo in rapporto con l'altro semplicemente attraverso lo spirito, attraverso lo sguardo, attraverso i gesti, attraverso la forma espressiva. Quindi diciamo che il rito fa parte, no, di qualsiasi gesto, esperienza umana. Se per il cristianesimo la fede, cioè il mistero sconosciuto è entrato nella storia e ha fatto dei gesti e ha lasciato per noi dei gesti che possano veramente essere come la memoria di quello che lui ha compiuto. Ma in un mondo in cui si è perso l'interesse per la fede, potrà avere qualche chance ancora il cristianesimo? E lui risponde con questa frase, citata, stupenda, che il cristianesimo avrà sempre una chance. Perché? Perché è la risposta a questa nostalgia, che è quello che in tanti modi vediamo nella letteratura, da Lopardi a Luzzi, di che mancante questa mancanza. No? Questa mancanza, questa nostalgia è diciamo il costitutivo irriducibile del nostro io. Per questo non possiamo mai essere tranquilli, come sempre, anche se uno arriva a qualche traguardo, sempre si sposta la meta e quindi riappare costantemente. Per questo queste parole, la nostalgia,
il desiderio, la mancanza, sono segni di questa irriducibilità dell'io, a cui il cristianesimo viene a rispondere. Per questo lui dice, ci sarà sempre una chance, perché malgrado Nietzsche, che pensava che tutto era finito, no? Anche i discepoli di Emmaus, noi speravamo, ma tornano delusi. Cioè come se la nostalgia che avevano, no? Di qualche promessa che avevano percepito come possibilità di compimento, non si era compiuta, però ritornano delusi. Ma questa è l'occasione, no? Questa speravamo che non si compiendo, ecco. Quello che rende ancora più affascinante è il sovalto, perché il sovalto è proprio questa modalità attraverso cui il mistero ci dice, ma non ce lo tiene conto, non ce lo dice con parole, non ce lo dice con discorsi, lo fa accadere. In questo senso, la differenza del cristianesimo di qualsiasi altra forma religiosa è la parola avvenimento, che fa accadere quello che dice, o meglio, prima lo fa accadere perché poi lo possiamo capire, perché che avrebbero, non è che non avrebbero sentito che le donne avevano detto che erano andato al sepolcro, avevano visto queste sue donne, ritornano a casa tutte delusi, capito? Neanche dirlo con le parole giuste, ma era bastato. Deve accadere, perché senza quella accadere, il sobalzo che dice che è nella storia, è presente, che fa storia, non ci sarebbe interessante. E quindi non troverebbe risposta questa nostalgia che lui vuole per me. Credo che tutti si possa convenire che la vita non ce la siamo scelta, no? Se andassero per alzata in mano, alzi la mano chi si è scelto l'esistenza, e se se l'è scelta dove, quando, come, non vedo mani. Io mi ero reso conto che non ringraziamo mai, perché per quanto la mia vita potesse coincidere con le mie aspirazioni, che peraltro qui dovremmo capire le mie aspirazioni quanto fossero mie o quanto fossero indotte, no? Da chi tutti i giorni mi dice che la vita bella è questa e non quell'altro, viceversa. Mi ero scoperto un essere simile, lo posso dire, profondamente ingrato, perché io non ringraziavo mai, e soprattutto non ringraziavo mai me, non ringraziavo mai questo singolo respiro. Poi ti tolgo il respiro per pochi secondi e ne comprendi la portata, la rilevanza. Quindi ho provato un po' a traslare, ho detto, ma di quante cose non sono grato, no? Quante volte non riesco a dire grazie. E poi ho scoperto che la mia vita sono molte più le persone che amo, ancor più sono le persone che rispetto, giusto per dividere un po' in due la nostra dimensione più affettiva e più sociale, ma sono pochissime le persone a cui sono profondamente grato. E questo mi ha portato a un'ulteriore riflessione, che probabilmente sono più le persone che mi amano, ancor più le persone che mi rispettano, ma sono pochissime le persone che mi sono grate. Perché? Semplice, mi sono rilevato un sacco di volte. Mi sono rilevato un sacco di volte da fare la differenza nella vita degli altri, la differenza quella vera. Quindi più l'uomo prende coscienza di sé, più si rende conto che non c'è anestetico che tenga, no? Davanti a tutta la voragine di desiderio di felicità che costituisce il cuore dell'uomo. Questo percorso si può fare in qualsiasi sia la situazione, è un motivo di speranza, perché vuol dire che non occorre disperare in qualsiasi sbaglio non possa finire, perché sempre c'è la possibilità, a differenza di quello che a volte pensiamo che non c'è, sempre c'è la possibilità di avviare di nuovo un percorso. E questo mi sembra che è la grande sfida che la società ha. Se noi abbandoniamo i ragazzi, no, a questa mancanza di significato,
o noi adulti abbiamo qualcosa di mettere davanti a loro perché possano scoprire che c'è una modalità di godersi la vita infinitamente più piena, infinitamente più completa, più godibile, no? Che non tante delle modalità all'uso che le lasciano poi vuoti e le lasciano delusi, perché possa prendere la vita di un giovane non può essere astratto, non può essere solo diciamo nell'iperuranio, deve avere una faccia, deve avere una concrezione, deve avere una storicità che le possa prendere le viscere, diciamo, che sia più in grado di affascinarlo, di attrarlo più di qualsiasi altra cosa. E qui si gioca la vera sfida che abbiamo, quelli che siamo cristiani, ci abbiamo davanti, perché Gesù è entrato nella storia proprio per rispondere a questo. È entrato come uomo, è entrato come una presenza cristiana per poter documentare che questo non è una teoria, non è una invenzione di qualche uno, ma è una realtà. E questo solo possiamo, di nuovo, dall'inizio, renderlo presente se è possibile toccarlo. Se è presente, e fa storia. Quindi si può far sobbalzare a coloro che attentori, perché non si accontentano di meno di tutta questa pienezza, possono intercettare nella vita presenze che possano portare dentro il senso del vivere che è quello che stanno cercando attentori. Ascoltando Julian, pensavo all'esperienza che ho avuto nei centri di recupero per tossico dipendenti, presso i quali più volte in passato mi è capitato di portare un contributo condividendo idee, non tanto dando l'assistenza specialistica che davano invece degli esperti, così come nelle carceri. Mi ricordo ancora quando nelle carceri, quando entri fai delle attività, un discorso è con i minori, un discorso invece con le persone adulte. Ricordo alla fine di un intervento di un tempo speso con dei carcerati rispetto ai quali non sei tenuto a conoscere chi siano, che reati abbiano commesso, che pene stiano scontando, perché è un fatto di riservatezza per loro confronti. Mi ricordo si avvicinò un signore che mi guardò negli occhi a fine di questo incontro, che fu molto intenso, mi disse: quello che lei ci ha condiviso oggi mi è stato molto utile per le mire, quindi la prova che non ti aspetti che dica un carcerato, le pene del corpo, ma come si fa a lenire le pene dell'anima, mi disse, no? Probabilmente non sono la persona adatta con cui condividere, però è perché qualcosa gli era arrivato, no? Ma tornando ai minori, carceri, tossicodipendenti, però io penso anche a chi vive uno stato di normalità. Io ho la fortuna di essere un genitore di 5 figli, tutti arrotondati per eccesso, l'età sono 13, 15, 20, 23, 25, per cui volente o nolente io devo vivere anche questa dimensione che la paternità mi impone, no? Di misurarmi con i ragazzi. L'esperienza mia, l'esperienza dei miei figli, l'esperienza degli amici dei miei figli, fino ad arrivare all'esperienza più estrema che vi ho citato, oggi mi inducono a pensare che c'è un tentativo in corso di rubarci, di volerci riempire quello spazio che dicevo prima tra domande e risposte. E la società, io presumibilmente sarebbe esperto anche di innovazione, perché di questo mi occupo anche nella vita, e vi dico, tutta la tecnologia che è uno strumento, invece gli è stato dato la nobiltà dello scopo, in realtà continua ad essere uno strumento, come il denaro è uno strumento, ce l'abbiamo trasformato in uno scopo, e ogni volta che noi mettiamo qualcosa nel ruolo di scopo, togliamo la posizione di scopo dell'essere umano, che dovrebbe essere lo scopo in realtà centrale di tutto, produrre denaro per produrre benessere, produrre tecnologia per facilitare la nostra esistenza, liberare spazio per dedicarci ad altro, invece ci distraiamo. Credo che... Scusa, ho fatto un po'
come intelletto. Cioè, crede, fede dipende da quale sia il significato che si dà alle parole, no? In ogni contesto. Di che tipo di credere, che tipo di credere. Perché il famoso devi, cioè, io credo una cosa, o mi va bene anche sinonimo, però sento che ci sono sfumature in realtà diverse. Io userei una parola che può aiutare al tuo figlio, che è la parola riconoscere. Scusate. La fede è il riconoscimento di una presenza che, pensiamo a Giovanni e Andrea, quelli che hanno incontrato Gesù, che cosa è successo? Si sono trovati davanti a un uomo che le ha colpito così tanto che hanno riconosciuto subito che lui aveva qualcosa che interessava la propria vita. Non penso più che possiamo comunicare ai ragazzi in un modo più concreto che quello usato da Dio per comunicarsi. Cioè, poter, diciamo, metterci ai ragazzi nelle condizioni di un incontro, diciamo, o aiutarli a stare disponibili, a intercettare quell'incontro dove possano riconoscere una presenza che è significativa per la vita. Il giorno che questo succeda, loro hanno incontrato quello che parliamo nella fede, non una parola astratta, non una cosa sentimentale, non semplicemente una cosa emotiva, non un autoconvincimento, no? Convincimento, ma il riconoscimento di una presenza significativa per il vivere. Questo è la fede. Finisce un anno, un altro anno, forse il terzo, quello anno lì in cui abbiamo vissuto l'emergenza, sempre, l'emergenza sanitaria, economica, sociale, la guerra, che vuol dire instabilità e vuol dire mancanza di certezze, cioè perché abbiamo vissuto così, cioè che non abbiamo avuto nessuna certezza, dalla salute, appunto all'economia e adesso alla stabilità. Come si può vivere così? Noi abbiamo fatto proprio una un documentario per affrontare questa questione, come vivere in questo tempo di certezza che ci troviamo a vivere. Qui di nuovo ritorniamo a quello che dicevo prima. Come possiamo intercettare presenze che siano significative per il vivere? O avere semplicemente il presentimento di aver trovato qualcosa. È qualcosa quasi quasi un nulla, non qualcosa che uno già può mettere nel cassetto o può afferrare, no, è un presentimento, è solo dare spazio a quel percorso dove quello che io presento lo posso verificare, posso vedere se dura nel tempo, si compie tutta l'aspettativa, se è in grado di rispondere a tutta l'attesa che può portare alla certezza. E qui noi tante volte vogliamo le cose qui e ora senza dare lo spazio a quel percorso che può portare la certezza. Tante volte i ragazzi mi dicono no, io voglio qui e ora la risposta. Va bene, con la stessa facilità con cui tu puoi arrivare a dire una cosa con certezza la puoi mettere in discussione. Il problema è che per poter non poterla mettere in discussione occorre una certezza che io abbia acquistato talmente lentamente che per metterla in discussione occorre un tsunami. Una bellissima giornata, un argomento molto toccante, che non, diciamo così, è sempre importantissimo, perché si tende quasi a dimenticare nella normalità, nella quotidianità, e invece forse è la cosa più importante. Sì, devo dire che in un momento come questo, vedere così tante persone che per così tanto tempo mantengono una soglia di così alta attenzione, è stato veramente illuminante, è stato un momento per me di gioia, perché
vuol dire che c'è veramente ancora tanta possibilità di confrontarsi su temi che fanno al contempo parte della nostra dimensione interiore, se me lo concedi, spirituale, ma al contempo anche di vita pratica, reale, quotidiana. Oggi credo che il mondo abbia bisogno proprio di momenti di confronto veri, profondi, meglio ancora secondo i contraddittori, purché si abbia la forza di riconoscere nell'incontro fra diversità una grande possibilità. Come dicevo, visto che ho avuto la fortuna di poter essere protagonista, spero che le persone siano andate a casa con domande più ampie e inclusive di quelle con le quali sono venuti e non con delle risposte. Tu hai parlato di giovani, questo è un argomento molto interessante perché con l'andare del tempo è interessante sapere se i giovani continuano a restare vicino a, diciamo, all'argomento, chiamiamolo così, fede, cristianesimo e tutto quanto, oppure se bisogna fare qualcosa per cercare di non farli allontanare. Secondo te come vedi oggi questa situazione? Ma sicuramente, ma lo è sempre stato, le generazioni più giovani di quelle adulte sono coloro le quali erediteranno un po' non solo il pianeta, in questo caso la riflessione è centrale, ma anche il sistema sociale. È un sistema sociale che deve imparare ad accoglierli, perché mai come in questo tempo la differenza generazionale e la convivenza di così tante diverse generazioni si è vissuto, mai prima d'ora. E quindi dovrà essere un'epoca di incontro anche generazionale. Noi dovremo accogliere queste nuove generazioni senza voler necessariamente imporre dei modelli, dovremo però saperli in qualche maniera attrarre, magnetizzare, e loro dovranno fare lo sforzo di lasciarsi accogliere portando il nuovo, senza necessariamente imporre il nuovo come unica modalità possibile per il semplice gusto di. È un momento storico che non sottovaluterei da questa prospettiva, però proprio per questo molto, molto, sì, eccitante. Ti faccio una domanda che magari per rispondere ci vorrebbe del tempo, però ti chiedo se riesci a rispondermi in modo breve. Okay. Perché secondo te la fede cambia la vita? La fede cambia la vita perché ti aiuta a colmare quello spazio che c'è tra le domande esistenziali e le risposte. Le risposte probabilmente non arriveranno mai, ma la fede ti accompagna in questa indagine costante. Poi in realtà non è che non arrivino risposte, arrivano domande più grandi. Grazie mille. Grazie a te. Sì, è abbastanza impressionante, quasi due ore con più di 200 persone in una caldissima serata estiva milanese che invece sono rimasti ad ascoltare per un momento culturale, un momento di confronto su temi sicuramente non facili, ma la passione degli interlocutori e l'attenzione sugli argomenti ha permesso appunto questo mix impressionante di attenzione e quindi di volontà di ascoltare e di incontrarsi, perché poi un'iniziativa come questa è un incontro fra le persone, i relatori, fra i relatori stessi. Anche oggi mi impegno sempre presente. Mi impegno è certamente presente perché vuole costruire luoghi di umanità, come abbiamo detto oggi durante l'evento, e luoghi di umanità si costruiscono mettendoci insieme a fare delle domande, mettendoci insieme a cercare delle strade responsabilmente. E senza tralasciare nessuno e senza tralasciare le domande anche di significato. E oggi parlando di appunto credere, conoscere, fede e ragione, vuol dire che andare al cuore, appunto, al cuore dell'uomo e della sua essenza. Credere, conosci perché credi, e la fede e la ragione non sono due rette parallele che non si incrociano, ma si incrociano perché sono attraverso lo spalancarsi della ragione uno arriva a credere. Ecco, oggi abbiamo fatto esperienza di tutto questo insieme con Julian Carron, con Oscar di Montigny e con gli altri ottimi relatori.